tutti, sono Graziano Duca, barman di bar.it. Adesso preparerò per Mariangela e il gruppo Le Donne che Ammiro un cocktail che ho chiamato Flower Sour, utilizzando dei fiori dedicato appunto alle donne e la grappa della distilleria Prete Gemma Lepini. Per prima cosa raffreddo il mixing glass. Ora lo raffreddo mescolando in questo modo. E ora lo scolo dell'acqua in eccesso. Prendo la grappa Gemma Lepini e la inserisco nel mixing glass. Ora verserò delle gocce di essenze floreali. Ed infine il succo di limone. E aggiungo dei fiori edibili. Una shakerata energica. Ed ora siamo pronti per versare il cocktail in un bicchiere, perciò lo svuoto del ghiaccio e dell'acqua che si è formata e utilizzo lo strainer per filtrare sia il ghiaccio sia i fiori. E come guarnizione un fiore che dedico a Mariangela e a tutte le donne che ammiriamo. Ed ora passiamo alla preparazione di un altro cocktail, anch'esso dedicato a Mariangela e al gruppo Le Donne che Ammiro. Questo cocktail l'abbiamo chiamato Botanical Mug ed è composto da grappa alla ruda, anch'essa della distilleria Prete, crema di menta bianca e un'angostura al sedano, oltre a delle erbette che mettiamo nell'infusione. Prendiamo un mixing glass. Bene bene e scoliamo. Ora versiamo la grappa alla ruta della distilleria Prete la crema di menta. E il bitter al sedano. Un dash. Mescoliamo. E siamo pronti per versarlo nel bicchiere. Ed infine, come terzo e ultimo cocktail, abbiamo pensato di fare una rivisitazione del famoso Martini Cocktail utilizzando la grappa. L'abbiamo chiamato appunto Grappini e per questo utilizzeremo la grappa sempre alla distilleria Prete, la grappa barricata Patrizia C e un pregiato vermouth americano Ransom. E utilizzeremo anche un bitter al limone. Come al solito prendiamo il mixing glass mescoliamo e scoliamo. Ora aggiungiamo la grappa barricata della distilleria Prete, Patrizia C, edizione limitata, il vermouth e un dash di questo bitter al limone. Mescoliamo
prendo una buccia di limone e ne estraggo gli oli essenziali in questo modo. E aromatizziamo le pareti del bicchiere e il gambo. E ora siamo pronti per versare il cocktail nel bicchiere. E come guarnizione prendo un'altra buccia di limone e la inserisco in questo modo nel bordo. Ed ora passiamo ad affumicare i tre cocktail appena realizzati con le grappe della distilleria Prete, dedicati a Mariangela e al suo gruppo Le Donne che Ammiro. E ora facciamo defluire tutto il fumo. Cin cin, salute e un grande abbraccio a Mariangela.